Cosa? Abbiamo vinto anche questa? Il derby del Parone è nostro? Cosa? Chiudiamo ragazzi il campionato, 77 punti per il Padova. Ora un mese pieno, anche di più, dove... No, un mese pieno no, dai. Si spera 2 o 3 settimane, perché in teoria il 18 di maggio dovrebbe essere il momento dell'esordio nei playoff. Fatto sta che il Padova vince al Euganeo 3-2 contro la Triestina. Intanto 6 punti, 6 punti contro la Triestina, mica male, visto i blocchi di partenza, che io vedevo la Triestina nettamente meglio di noi. Fatto sta che ce la facciamo, ci facciamo anche del male in questa partita, c'è da dire. Segna Bortolussi su un bel cross, batti e ribatti, una torre aerea per Bortolussi che si inchina praticamente davanti a Matosevic per buttare dentro l'1-0 del Padova. Padova che legittima appunto il miglior momento, perché prima del gol comunque avevamo avuto le occasioni migliori. Fatto sta che, assurdo, assurdo il pallone che perde Bianchi, ingenuità incredibile, arriva Vertainen, si chiama. Segna l'1-1 e io ho detto: ma non è possibile. Tanto che nel secondo tempo noi qualche timida reazione l'abbiamo, ma la Triestina è lei stavolta a legittimare il pareggio arrivato così in modo rocambolesco. Tanto che noi ci lamentiamo per un fuorigioco che non c'è. Minesso fa una sponda quasi involontariamente, arriva Redan per l'1-2 che ribalta la situazione, il risultato e appunto l'andamento della partita. Per fortuna, Oddo non muore mai. Oddo non muore mai. Su calcio d'angolo, disattenzione epocale, grossolana della difesa triestina. Non puoi lasciare da solo Carlo Faedo che insacca sull'assist di Jacopo Dezzi. Jacopo Dezzi che si fa risentire ed è protagonista perché segna, sigla il gol partita che regala i 3 punti, gli ultimi 3 del campionato al Padova. Una grande giro palla del Padova, finalizzato da un destro a incrociare di Jacopo Dezzi che chiude il match 3-2. Bene i cambi comunque che fa Oddo per dare gamba un po' a tutti. Zanellati che parte titolare anche stavolta per lasciare riposare il nostro capitano, il nostro santo in porta. Io non ho fatto la live reaction perché, come vedete, non sono a casa e sono in macchina non per lo sfogo stavolta, ma perché ero in direzione lavoro. Infatti sono davanti al luogo di lavoro e pubblico questo video e vado a lavorare. Quindi non ho potuto fare la live reaction. Ragazzi, stessa cosa ieri con il Milan. Avete visto lo sfogo? Se non l'avete visto, recuperatelo perché là ho fatto il delirio. E senza urlare, strano, senza urlare. Bene così, ora testa ai playoff. L'obiettivo è rimanere in forma con gamba per la partita, però dobbiamo comunque ricaricare le pile anche mentalmente, mi raccomando. Penso che il Padova tenterà magari di organizzare qualche amichevole appunto per tenere il passo gara, perché cavolo ragazzi, oggi è il 28 di aprile e praticamente tra un mese, il 18 di maggio, noi inizieremo il nostro percorso, che vedremo quanto sarà lungo. Intanto sto morendo di caldo, oggi fa un caldo che sembra luglio, sembra quasi la fine dei playoff, se ci arriveremo non lo sappiamo. Fatto sta che si spera, ovviamente bisogna crederci. Mai dire mai, non è sempre la squadra migliore a vincerli e secondo me non siamo noi la squadra migliore in gioco, perché comunque il Catania alla fine ce l'ha fatta e giocherà i playoff. Ci sono appunto la Triestina con Redan e Lescano, c'è il Vicenza e ci sono tante altre squadre anche nel girone B e C veramente forti che possono impensierire un po' tutti. E poi ragazzi, alla fine, per esempio, l'anno scorso l'ha vinta il Lecco, e chi avrebbe mai detto che il Lecco avrebbe vinto questi playoff? Nessuno, nessuno, inutile dire che qualcuno lo pensava, che se non mi sbaglio andava contro il Foggia. Non vorrei dire una cavolata, era Lecco Foggia alla finale, se non mi sbaglio, l'anno scorso. E quindi niente, andiamo e speriamo
di poter festeggiare alla fine. Oddo intanto imbattuto nelle ultime gare, da quando è ritornato non ha perso, quindi ho un segnale comunque positivo psicologicamente parlando. Forza Padova, testa ai playoff. Mettete mi piace, un commento, condividete il video, iscrivetevi mi raccomando al canale, che ci sarà comunque da divertirsi. Potrei parlare anche dei playoff prima che arrivi il momento del Padova, mi raccomando.